Ciao. Con molta voce. È il primo successo vero. Sì, e soprattutto dopo tanti anni che ci hanno detto che non si potevano tagliare i privilegi, adesso scopriamo che in meno di 100 giorni i privilegi si possono tagliare. Immaginerete l'esultanza, sono senza voce per questo, perché oggi dedichiamo questo taglio alle vittime della legge Fornero. Hanno tagliato i diritti ai cittadini per finanziare i privilegi, noi tagliamo i privilegi per ridare i diritti ai cittadini. Da qui dove si va ora? Si va al Senato, per tagliarli anche al Senato, ma da oggi gli ex parlamentari che sono stati alla Camera non hanno più il vitalizio. E poi le pensioni d'oro. Ho già pronto il progetto di legge come Ministro per gli Affari Sociali. Taglieremo le pensioni d'oro sopra i 4.000 euro netti per tutti coloro che non hanno versato i contributi e finanzieremo le pensioni sociali e le pensioni minime. Anche per le opposizioni era un po' complicato dire di no a questa cosa. È per questo che non l'hanno mai voluta far votare. Vede, siamo arrivati a questo punto non perché votavamo per l'abolizione dei vitalizi e bocciavano l'abolizione. Siamo a questo punto perché non ci hanno mai impedito, non ci hanno mai permesso neanche di discutere l'abolizione dei vitalizi. Se ce l'avessero permesso avrebbero dovuto votare a favore. La Presidente Casellati sarà d'accordo per questo? Chiedeteglielo. Di Maio, ma sì. Resta aperta la questione dei consigli regionali, cioè voi avete abolito i vitalizi soltanto. Io adesso metto mano alle pensioni d'oro. Grazie. Per l'abolizione dei vitalizi, i PIP, URA!